Un quadro preoccupante sul fronte della legalità fiscale, quello che emerge dai dati sull'attività del 2015 della Guardia di Finanza Provinciale, presentati questa mattina dai vertici delle Fiamme Gialle. Un dato in linea certamente con quello nazionale, ma l'incremento in percentuale registrato nella nostra provincia, confrontandolo con il 2014, fa pensare ad una crescente fronda di illegalità e dalle difficoltà economiche che costringono molte aziende alla bancarotta. La crisi segna sicuramente alcuni passaggi della nostra società. Questo incremento di numeri è sicuramente una testimonianza. Assolutamente sì. Oltre ai dati dell'evasione fiscale, altri dati che si presentano con un numero di casistica assolutamente di rilievo sono ad esempio la commissione dei reati in materia fallimentare e societaria, che rispetto al breve periodo hanno visto un incremento notevole, quindi commissione di bancarotte fraudolente sul territorio della provincia di Pesaro che si è manifestata in maniera più evidente rispetto al recente passato. Ma se molte aziende portano i libri in tribunale, ce ne sono tante che i libri proprio non li hanno nemmeno. I dati sull'economia sommersa sono eloquenti sulla febbre che morde la nostra provincia. Sono 90 i soggetti individuati dalla Guardia di Finanza come evasori totali, con un più 30% rispetto al 2014, e 142 i soggetti responsabili di reati fiscali, che fanno schizzare a un più 84% il dato in percentuale. Sono 16 i datori di lavoro che hanno impiegato 48 lavoratori in nero e 29 irregolari. Un dato di assoluto rilievo, individuare all'interno della provincia di Pesaro soggetti che in maniera del tutto evidente non hanno mai presentato la dichiarazione del reddito, perlomeno non l'hanno mai presentata negli ultimi anni e sono del tutto sconosciuti al fisco, pur svolgendo un'attività di carattere imprenditoriale o professionale, quindi pur svolgendo un'attività economica, non hanno ritenuto opportuno per le loro scelte di politica aziendale evidentemente o di interesse assolutamente privato, di dover dichiarare i loro proventi e le loro attività all'erario. Molti sono i fronti su cui le Fiamme Gialle sono state impegnate per contrastare l'illegalità fiscale. Indagini svolte sulle truffe sui fondi pubblici che hanno messo nei guai 19 persone. Scovati 11 furbetti sul fronte del settore previdenziale e sanitario nazionale. Contrasto della criminalità organizzata con beni confiscati per 14 milioni di euro. Lotta alla contraffazione, 46 persone denunciate, nessuno escluso quindi, nemmeno i benzinai. Sono 20 i distributori di carburanti controllati che hanno portato alla luce 17 casi di irregolarità. Oltre una ventina le attività ispettive svolte e in numerosi casi sono state riscontrate irregolarità di carattere essenzialmente tributario, quindi sulla giacenza e sul possesso dei carbolubrificanti, che chiaramente va a incidere su tutta la filiera della commercializzazione dei prodotti petroliferi e sulla correttezza dei vari operatori di settore nell'attività. Una di quelle più importanti.